6 milioni di ebrei massacrati e 5 milioni di oppositori, partigiani, prigionieri di guerra, nomadi, testimoni di Geova, disabili. Il male, nell'orrenda banalità nazista, non ha confini. Però, i figli strappati dalle braccia, la persecuzione dei bambini, sono tra gli aspetti più spaventosi dell'indicibile tragedia della Shoah. Come la storia delle sorelline Tatiana e Andra Bucci e del cuginetto Sergio De Simone, deportati ad Auschwitz con le due mamme, sorelle tra loro, la nonna materna e due zii. Tatiana e Andra riusciranno a sopravvivere al Lager e dopo la fine del nazismo e lunghe peregrinazioni per l'Europa, nel dicembre 1946, drammaticamente segnate dagli abissi del male, potranno ricongiungersi ai genitori. Sergio, invece, non tornerà mai più. E sua madre Gisella preferirà non sapere della sua sorte per continuare a sognarne il ritorno. È la storia vera dal libro Meglio non sapere di Titi Marrone, che ha ispirato un reading per le scuole superiori nella sala consiglio della città metropolitana di Genova, promosso dalla consigliera di parità Maria Carla Sbocci, con il consigliere supplente Carlo Chiesa e curato da Società per Azioni Politiche di Donne. Una delle pagine più spaventose della tragedia indicibile della Shoah è la persecuzione dei bambini. A questo è dedicata una delle prime iniziative pubbliche della nuova consigliera di parità, Maria Carla Sbolci. Sì, esatto, e questo per me è anche un po' un privilegio, proprio perché il tema mi è molto a cuore, mi sta a cuore, in quanto sia la Shoah che il tema dei bambini, le discriminazioni, e soprattutto uno dei compiti del consigliere di parità è quello proprio di diffondere una cultura affinché proprio alcune situazioni non possano mai più accadere. E perciò ci siamo affidate, no, anche all'esperienza di altre persone che sono dentro a questo tema e anche possono anche renderlo in forma più, come dire, divulgativa, teatrale, come appunto la SPA di stamattina, che è un'associazione che si occupa di politica al femminile, che ci offrirà un reading tratto da un libro scritto dalla Titi Marrone, Meglio non sapere. La vita per le famiglie di Andra, Tatiana e Sergio precipitò per il tradimento di un vicino di casa. Ble incassò del denaro. La taglia per chi denunciava ebrei era di 5.000 lire per ogni adulto maschio, 3.000 lire per le femmine, 2.000 per ogni bambino. Ma non era destino che Ble si godesse quei soldi. Ebreo, lui stesso, l'avrebbe pagata cara. Sarebbe finita a sua volta deportato non si sa dove. Poi il trasferimento alla Risiera, costruita dagli austriaci nel 1913, è diventata Lager. Dopo l'8 settembre fu requisito dai nazisti e utilizzato come campo di prigionia provvisorio. Fu chiamato Stalag 339. Poi nel 1944 dalla Germania arrivò a San Sabba un esperto della nuova specialità industriale del nazismo. Si chiamava Irving Lambert e sapeva ricavare forni crematori da qualsiasi grande edificio. Lo aveva già fatto a Treblinka, a Sobibor, a San Sabba, dal vecchio essiccatoio della Risiera. Fu in grado di costruire una camera a gas e un forno capace di incenerire dai 50 ai 70 cadaveri al giorno. E poi il treno, fra stenti e angoscia, verso l'orrore di Auschwitz. Il 29 marzo 1944 il convoglio 25T arrivò ad Auschwitz con il suo carico inebetito su cui era sceso un silenzio cupo. La porta del vagone piombato fu spalancata di colpo come da un'esplosione. Cominciava quello che i tedeschi chiamavano Begrüßung, benvenuto. Nonna Rosa fu uccisa subito nelle camere a gas. Le bimbe, il cuginetto, le mamme invece furono chiusi nelle baracche. Caso a tutelarle dal tifo e dalla dissenteria che divoravano le viscere. Miracolosamente le due bambine passarono immuni in mezzo a malattie infettive devastanti come la diffusissima stomatite cancerosa chiamata Noma. Ci si ammalava di Noma per via della fame e della denutrizione, con piaghe purulente sul viso talmente terribili da far paura perfino alle SS. Sergio, al contrario di Andra e Tatiana, non tornò mai a casa. Cadde nella crudele trappola dei nazisti che selezionavano bambini per i loro orrendi e sadici esperimenti pseudomedici.
Chi di voi vuol tornare con la mamma? Tatiana ed Andra rimasero ferme, tenendosi per mano, trattenendo il respiro, immobili, come impietrite. Sergio uscì dalla fila degli altri, fece un passo avanti. Il suo fu il passo fiducioso di un bambino di 7 anni, ancora capace di credere negli uomini, e fu il passo speranzoso di un piccolo cresciuto nel tepore degli abbracci della mamma e desideroso di tornare a sentirsene circondato. Salì sul treno insieme con gli altri che si erano fatti avanti. L'immagine che mi è restata è quella di Sergio appoggiato alla sbarra del vagone mentre guarda verso di noi e ci saluta sorridendo. Sergio non tornò mai più a casa. Fu assassinato nei sotterranei di una scuola di nome Bullenhauser Dam, posta su un'isola nel cuore di Amburgo, in Rotelsburg-Sort. Con lui vennero uccisi altri 19 bambini ebrei, 9 maschi e 10 femmine, di vari paesi europei. Morirono perché erano diventati prove compromettenti da far scomparire. Anche lo sport che unisce nel nazismo tedesco, nel fascismo italiano e francese, invece divise, perseguitò e uccise atleti ebrei, sinti e rom, ma anche resistenti e oppositori. Lo ricorda la mostra Sport, sportivi e giochi olimpici nell'Europa in guerra, sino al 17 marzo al Museo della Comunità Ebraica di Genova, che l'ha organizzata col Memorial de la Shoah de Paris e il contributo del Consiglio regionale. Sport è strumento della politica e di controllo delle masse, a partire dai nuovi stadi. Con la costruzione di questi stadi ha dato la possibilità ad architetti, muratori e altre specialità di lavoratori di poter, diciamo tra virgolette, mangiare, perché ne avevano bisogno. E con questo hanno portato lo sport a un livello totalmente differente. Sport che discriminava e perseguitava, paradossalmente emancipò in modo parziale e strumentale anche le donne. Anche le donne che erano abituate a stare a casa, piano piano, come piccole italiane, iniziavano ad essere delle sportive. Chiaramente Mussolini aveva deciso che le donne non avrebbero potuto praticare tutti gli sport perché avrebbero dovuto dopo essere madri. Sport come propaganda e arma diplomatica per i neri regimi nazifascisti con il mito dell'uomo nuovo. In Italia era molto molto in voga il pugilato, ad esempio, però lo era anche in Germania, un po' meno in Francia. Quindi questo porta anche al mito dell'atleta, del corpo dell'atleta, dell'uomo nuovo e quindi delle dottrine razziste. Ma certo, infatti l'uomo nuovo doveva essere alto, ad esempio c'era un gigante Carnera. In Italia nel primo dopoguerra arrivarono anche molti sportivi da altri paesi, come il calciatore e poi grande allenatore ebreo-ungherese Arpad Weitz. Dall'Ungheria è arrivato anche Arpad Weitz, che è stato un giocatore del Padova, poi è diventato allenatore, ha scritto un trattato sul calcio, era diventato una persona molto importante, però purtroppo a un certo punto con le leggi razziste del 38 ha dovuto andarsene. Lui ha avuto un destino brutto, diciamo, perché poi ha deciso di andare in Francia, anche in Francia non poteva più giocare e quindi è andato nei Paesi Bassi. Nei Paesi Bassi poi, quando sono arrivati i tedeschi, l'hanno portato a Westerbork e da Westerbork è andato ad Auschwitz. Ebrei soprattutto, ma non solo, tra gli atleti perseguitati dal Reich hitleriano. John Trollman ha vinto praticamente, all'epoca del nazismo, ha vinto quasi tutti i trofei di pugilato, però poi l'ultimo che ha vinto gliel'hanno ritirato una settimana dopo il premio e quindi lui poi ha fatto un altro combattimento e si è coperto il corpo di farina e si è dipinto i capelli, si è tinto i capelli di biondo e si è lasciato abbattere da un altro pugile, come per far vedere che quell'altro pugile ha abbattuto un tedesco, perché ormai era biondo, era tedesco ma era sinti, e allora l'hanno mandato nella Wehrmacht a combattere. È morto in un combattimento perché chiaramente l'ha mandato tra le prime file. E il razzismo non schiacciava solo l'Europa.
Come sperimentò sulla sua pelle il campione olimpico afroamericano Jesse Owens, medaglia d'oro nel 1936 a Berlino. Ha vinto Jesse Owens, per esempio, e a Jesse Owens però Hitler non ha dato la mano. Però non era solo Hitler, perché quando è tornato in America, Roosevelt non gli ha fatto gli onori perché aveva paura di andare contro gli stati del sud, che erano razzisti. E i nazisti mettevano addirittura in scena lo sport anche dietro i fili spinati dei loro lager. Lo sport veniva anche nei campi di internamento, per esempio a Minsk o a Salonicco o altri posti, veniva anche usato per denigrare le persone. Ad esempio, in mezzo alla strada, col fango, il freddo, costringevano queste persone. Questi erano di religione ebraica, mentre altri venivano perché erano o zingari, eccetera. Li costringevano a fare, non so, piegamenti fino allo sfinimento, e quindi col freddo e col gelo molte persone anche di cuore non ce la facevano, persone anziane, così. Ne fu vittima anche il campione di nuoto Alfred Nakash, ebreo tunisino. C'era un ebreo tunisino, Nakash, era un nuotatore lui invece, e allora hanno usato lui come una persona da denigrare, da distruggere, come nuotatore, e allora lo mettevano in queste grosse tinozze sporche, cioè dove passava di tutto, e lo costringevano, non so, gli buttavano un mazzo di chiavi, altre cose, per costringerlo al gelo, quest'acqua era gelida e anche fuori era gelido, a nuotare in questi bacini o tinozze, quello che capitava, mentre loro invece andavano a nuotare in piscina. Ad Auschwitz c'era un combattevano pugilato, ma anche calcio, tra l'SS e qualcuno dei deportati che erano lì. E questi deportati riuscivano a vivere un pochino meglio perché avevano una razione di brodaglia in più, e un giorno alla settimana non lavoravano perché si allenavano. Però poi, anche lì è finito tutto. La banalità del male attraversa anche lo sport. Certo, e lo sport è stato usato per questo.